Ma vi rendete conto che negli anni 80 si poteva fumare nei locali? Anzi, pure negli anni 90 e l'inizio dei 2000. Ecco, per quanto mi riguarda, una delle cose che non rendono propriamente indimenticabili quei periodi, anzi, l'idea che oggi, mentre ti mangi la quattro stagioni, quello a fianco a te ti spara addosso una litata di fumo, trasforma la mia pelle in Simone Biles, da tanto mi si rivolta, ma allora andava così. Ricordo a Trento, ma penso un po' in tutta Italia, che vennero presto riservate sale apposite all'interno delle pizzerie o del ristorante in cui poter fumare, ma di fatto era consentito. Pensate che in sostanza solamente nel 2005 con la legge Sirchia venne vietato di fumare nei luoghi pubblici al chiuso. E se oggi sui pacchetti si mette in guardia dai rischi del fumo, negli anni 80 c'erano addirittura spot pubblicitari decisamente espliciti. Bianco per chi fuma. È Muratti Ambassador. Muratti Ambassador, bianco per chi fuma. Ma come, lei fuma, Panatta? Beh, chi fa sport come me non dovrebbe fumare. Comunque io fumo molto poco, fumo sigarette leggerissime, soltanto Milde Sort. Tony, sigarette e sport possono andare d'accordo? Lo sport e sigarette non vanno d'accordo. Però se uno proprio deve fumare, che fumi il più leggero possibile, per esempio, Milde Sort. Spot veramente frizzante e pieno di brio, ricco di ottimi insegnamenti peraltro, ma almeno dove il fumo non viene incensato, capito il gioco di parole? Incensato fumo, vabbè. Pensate che nelle pubblicità americane degli anni 50 non solo era tollerato, ma addirittura consigliato dai medici. Fantascienza, eh? Con gli anni in Italia divenne illegale pubblicizzare esplicitamente il fumo e così si è aggirato il problema legando i marchi di sigarette ad altro, tipo le Camel, che hanno sponsorizzato la famosa gara con uno spot e una musica che sono diventati iconici. Camel Adventures. Scopri il gusto dell'avventura. Camel Adventures. Vieni con noi. Richiedi il catalogo ai Viaggi del Tucano o alla tua agenzia di viaggi. Scopri il gusto dell'avventura. Anzi, sapevate che molti vedevano un uomo che fa la pipì sul vecchio pacchetto delle Camel? Ma vabbè. Comunque, in Italia, come negli Stati Uniti e poi in mezzo mondo, tra gli anni 70 e 80 vennero vietate le pubblicità esplicite, come questa americana che sponsorizzava il famoso Marlboro Country, con nerboruti cowboy che si accendevano una sigaretta con sguardo di chi deve salvare il mondo. In Italia la Marlboro è diventata addirittura uno spot di Natale lungo come una quaresima. Natale, quaresima, vabbè. Peraltro una tragica fatalità, i cowboy protagonisti della pubblicità americana morirono entrambi di cancro ai polmoni. Comunque il nome delle sigarette ha continuato a girare nelle pubblicità, legate ad esempio ad eventi. Merit Cup, dedicato al mare. Orologi. Linee d'abbigliamento. Kim, e il mondo gira intorno a te. Kim Top Line. Le sigarette negli anni 80 inizieranno poi a comparire un po' dappertutto, divennero sponsor prediletto anche del mondo dei motori. Nel 1984 Enzo Ferrari accettò la collaborazione con Philip Morris, azienda americana produttrice delle Marlboro. Anzi, quando giocava a Final Fantasy, il mostro Marlboro pensavo fosse un accanito fumatore. La sigaretta divenne anche uno status, io non sono esperto perché non ho mai fumato e non la ritengo una delle 10 cose più intelligenti da fare, ma ricordo che i paninari ritenevano potentemente in le Marlboro rosse o le Chesterfield, che andavano religiosamente accese con lo zippo, lo storico accendino sfregato magari anche sui pantaloni. Mica si usava quello della Bic, dai! Mentre le MS erano considerate le sigarette da pollice verso anche per l'odore decisamente fastidioso.
E ora vi lascio con un dubbio. Ma la R di Marlboro è tipo la R di Die Tarn? Cioè, inutile come Milord? Anzi, non lo ricordo spesso, ma se vi va, seguitemi anche su Instagram o la pagina Facebook Cartoni in 3 minuti, lì trovate tutti meme intelligentissimi come questi. E come sempre iscrivetevi al canale, ormai stiamo arrivando lentamente a 400.000, grazie per aiutarmi a raggiungere questo traguardo. Ciao!